A volte il paziente diabetico può presentare altre patologie, come ad esempio patologie intestinali come i diverticoli. I diverticoli sono delle estroflessioni della parete intestinale a causa dell'indebolimento della parete intestinale stessa. Si parla di diverticolosi nel caso in cui vi siano dei diverticoli asintomatici, mentre invece si parla di diverticolite quando siamo in uno stato infiammatorio. La dieta in caso di diverticolosi, quindi in fase asintomatica, è una dieta sana e bilanciata, con un elevato apporto di fibre e un adeguato apporto idrico. Si parla di 2 litri d'acqua al giorno. Inoltre è indispensabile limitare il consumo di grassi e di zuccheri semplici e in generale limitare il consumo di alcolici, bibite zuccherate, tè, caffè e cibi, piccanti. In caso di diverticolite, invece, quindi nello stato infiammatorio e diabete, la cosa importante è limitare il più possibile il consumo di fibra, ma cercare di assumere sempre una fonte di carboidrati complessi a pasto, quindi o pasta o pane o patate, e associarci sempre un secondo piatto, quindi una fonte proteica con metodi di cottura semplici, quindi per esempio al forno o bolliti. In generale però è importante ricordarsi che la dieta priva di scorie è una dieta che è da limitarsi nel tempo. È importante quindi in fase di remissione dei sintomi riassumere un adeguato apporto di fibra, magari all'inizio cercando di assumerne in piccola quantità e magari passare le verdure in modo tale da frammentare proprio le fibre per avere minor sintomi gastrointestinali. In generale, il consiglio che vi do è quello di cercare di parlare col vostro nutrizionista di riferimento per limitare i sintomi gastrointestinali e avere un compenso del diabete ottimale.